Buon pomeriggio, siamo arrivati all'ottava giornata di questa edizione speciale dell'Isola del Cinema e prima di introdurvi l'incontro di oggi vi racconto brevemente il programma di questa giornata. Alle 17 ci sarà la masterclass di Rosalba Giugni, presidente dell'associazione Mare Vivo, intitolata Madre Mare. Alle 18.30 l'Isola omaggia Vittorio De Seta trasmettendo i suoi cortometraggi dal 1954 al 1959. Alle ore 20, per la sezione Poco Surreale, il documentario A Rifle and a Bag, preceduto dall'incontro con una delle registe, Isabella Rinaldi. E a chiudere questa giornata, alle ore 21.30, l'opera prima del regista Fahim Buyan, Bangla. Il programma di oggi si apre con la proiezione di due cortometraggi, Isola dove vai e Inseparabili, entrambi prodotti da Valentina Salvagno. I due progetti sono stati realizzati in occasione della Movie Making Experience, e siamo felici di poterli presentare oggi insieme all'attore Francesco Centorame, che presenterà la settimana di alta formazione Movie Making Experience e introdurrà i due cortometraggi. E come ospiti abbiamo di questo incontro la regista Sara Bonaventura e Valentina Salvagno, produttrice dei due corti. Per cui io vi lascio in loro compagnia e do il benvenuto a Francesco Centorame, Sara Bonaventura e Valentina Salvagno. Ciao ragazzi, buongiorno. Ciao, ciao. Un piacere essere qui. Ciao Sara. Ciao, ciao, buongiorno. Ciao ragazzi. Buongiorno a tutti. Movie Making Experience è un contest internazionale dedicato al cortometraggio dove i partecipanti hanno lavorato tutti insieme. La cosa particolare è questa, che è come un luogo felice di... in cui per 8 giorni si vive in simbiosi in un'atmosfera quasi magica, un'atmosfera necessaria per la creazione di un prodotto, per lavorare in maniera concentrata e si lavora tutti insieme, tutti i partecipanti lavorano, hanno l'opportunità di formarsi e di lavorare direttamente con attori, registi, sceneggiatori, con la troupe, con i montatori, tutti i professionisti del settore, e in un clima di totale creatività. Questa è la cosa fondamentale. Come essere un po', appunto, è su un'isola, è come essere isolati in un mondo meraviglioso. Esatto, sì. Io darei a Cesare quel che di Cesare, non so se vale che... Io, guarda, prima di far parlare Sara, che è stata una delle registe che ha creato un cortometraggio durante questa settimana di formazione e set, volevo spendere semplicemente due parole. Movie Making Experience riproporrà quest'anno con la prossima edizione per dare l'opportunità, come è già stato nella prima edizione del 2019, l'opportunità all'atto creativo condiviso di poter dare spazio attraverso l'atto creativo condiviso e dare spazio alla nostra modalità di espressione, che dopo un anno così difficile come quello che abbiamo passato, così pesante, vuole essere un modo di un nuovo respiro, un nuovo inizio, e quindi come non farlo se non attraverso la splendida arte del filmica, l'arte del cortometraggio. Quindi attraverso questa settimana di formazioni i partecipanti, quindi attori, registi, sceneggiatori, avranno l'opportunità sia di studiare grazie alla formazione con docenti professionisti e poi di vivere anche l'esperienza del set. Ed è anche un allenamento importantissimo perché ti dà un tempo limite, no? Tu in 8 giorni devi scrivere, devi fare e deve essere un prodotto pronto. Quindi assolutamente. È una full immersion meravigliosa. Il primo corto appunto è di Sara Bonaventura ed è Isola dove vai, che è un corto ispirato alla figura di Zoe, paziente dell'ex manicomio di San Servolo. Io a questo punto lascerei la parola a te, Sara. Certo, grazie per l'introduzione. Vorrei solo agganciarmi un po' alle parole di Valentina, nel senso che anch'io l'ho vissuto assolutamente come un'esperienza corale. Per me, tra l'altro, primissima, perché non ho esperienze di regia con una crew, insomma, alla fine di esordienti, però molto, molto, molto grossa, con molte, molte persone, tanti cervelli, tante teste, ma tante persone da coordinare. Le mie uniche esperienze sono sperimentali o di documentario con veramente...
un operatore, un fonico, quindi una dimensione completamente diversa da un cinema di finzione comunque che abbiamo in cui abbiamo tentato di veramente avere una complessità che non avevo mai gestito, quindi sicuramente un tuffo nell'ignoto, gestito, abbiamo tentato di farlo al meglio, ci sono stati molti piccoli inghippi ovviamente nel percorso, però sicuramente una dimensione corale che dopo, come si diceva, un anno di quarantena, ma penso che sia benvenuta. Nel particolare noi ci siamo anche trovati proprio isolati in quest'isola. All'epoca, chiaro, era un po' prima del lockdown, però in fondo, in qualche modo, certo, io mi sono lasciata ispirare dalla storia, dall'eredità di quest'isola veneziana, ex lazzareto, ex manicomio, però qualche mese dopo è scoppiata una pandemia che ci ha trovati in qualche modo tutti isolati, rinchiusi in un piccolo mondo, quindi ogni tanto, quando poi durante il lockdown continuavo a lavorare alla color correction, ci pensavo, ho detto, Dio mio, un po' questo clima del corto me lo sono portato avanti lungo tutta il lockdown. Come diceva bene, abbiamo girato solo ed esclusivamente nell'isola, che è un'isola molto piccola, che però aveva molte possibilità di location, tant'è che nella scrittura ce ne sono molti di più di quelle del montato reale, come spesso succede. Molte scene poi non sono state incluse nel montato, però sì, sicuramente ispirata dal luogo, anche se, come dicevi bene, le ore a disposizione erano molto poche e quindi da subito in realtà è stato molto sfidante lasciarsi ispirare dal luogo, che ha una storia molto profonda, delicata, legata alla malattia mentale. Quindi da subito mi sono un po' tirata la mazzata volendo affrontare una tematica molto complessa e in pochissimo tempo. Ecco, questa già è la prima esperienza che mi sono portata a casa sicuramente. Beh, niente male. Magari io mi ricordo Sara in quei giorni. Cioè, cercavo di dire no, ma proviamo a lasciar perdere, poi per motivi anche personali, perché in qualche modo mi ha ispirato la vicenda di una cara amica che da adolescente ha vissuto un esaurimento nervoso e è stata in ospedale psichiatrico, quindi insomma anche poi entra come sempre il nostro vissuto legato alla location. Poi devo dire anche all'incontro di un paio di attori, perché appena ho visto anche Laura, la ragazza co-protagonista, niente, cioè tutto per me collimava e mi continuava a portare su quella storia. I laboratori di sceneggiatura per me sono stati veramente molto ricchi, non avevo mai fatto nulla del genere, abbiamo proprio lavorato sulla scrittura, ma come dicevo con più test, e quindi è difficilissimo perché appunto non siamo arrivati con una storia. Abbiamo trovato qualche materiale d'archivio, ma velocemente, quindi gestire questa complessità è stata una bella sfida che, cioè, spero veramente che riusciate con le prossime edizioni a reiterare, magari anche con più registi, più ragazzi. Vi auguro, sì, insomma, di continuare a portare avanti questa esperienza, perché per me è stata bellissima, una vera e propria full immersion. Soprattutto dopo questo periodo. Dopo questa chiusura, sì. Sì, isolati, no? Isola dove vai ci fa riflettere, perché non sappiamo dove stiamo andando. No. Ed è bellissimo. E poi prima hai detto una cosa molto bella sul fatto del tuffo nell'ignoto, no? È vero, tu alleni davvero una tua, e sviluppi una capacità di concentrare tutto, anche di le indecisioni, no? Cosa faccio? Io ho poco tempo per decidere. E quindi è lì, sotto pressione, tu in qualche modo dai il meglio di te. Il fatto che tu ti interfacci con persone che non avevi mai conosciuto, con cui non avevi mai lavorato, devi metterti a disposizione, veramente secondo me è un allenamento fantastico. Sì, su questo aggiungo, nel senso, l'idea di movie making experience, quindi di concentrare in 8 giorni, l'idea di girare un corto dalla suggestione, quindi non da una sceneggiatura già pronta, ma da un'idea che ti può arrivare guardando, come dici tu, un archivio, piuttosto che, come anche è stato nel nostro caso la prima edizione, la mostra d'arte dell'architetto Marenaci, che è stata per voi anche un modo di iniziare a entrare nella logica dell'isola, del posto chiuso, no? Quindi dall'immaginazione al set,
Scardinando tutte quelle che sono le dinamiche legate a una propria elaborazione da parte del regista piuttosto che dallo sceneggiatore, ma proprio di questo forte legame, questo forte networking tra operatori, scrittori, registi, attori, troupe, che devono assolutamente trovare un equilibrio all'interno di questo contesto creativo. E quindi, insomma, la sfida è anche un po' quella, al di là poi del corto in sé per sé, cioè riuscire a lavorare insieme, creare squadra. E questo è uno dei must del nostro contest, Movie Making Experience, fortemente voluto non solo da me, ma anche da Ilenia Politano, che oggi non è potuta essere con noi, ma che ringrazio e salutiamo. E quindi, insomma, Sara è la testimonianza che assolutamente questo si può fare con difficoltà, con gioie, con sorrisi, con tante emozioni che entrano in gioco in quelle 8 giornate, però poi, insomma, oggi siamo qui a presentare il tuo corto in questo festival fantastico, e quindi, insomma, penso che questo riecheggiano isole, riecheggiano isole, infatti si incontrano, però si muovono da isola a isola. Oltretutto, poi Movie Making Experience è stata un'esperienza non solo lavorare sul set, quindi di formazione, di networking, perché i ragazzi che partecipano hanno l'opportunità di conoscere i professionisti del settore, quindi legare dei legami carino, importanti anche poi per fare della propria passione, per chi vuole, anche un lavoro, no? Sono importanti le conoscenze, essere anche supportati da chi questo lo fa di mestiere. Ma è importante anche avere una testimonianza tangibile. Avere una testimonianza, ed è stata anche un'opportunità per il pubblico, al di fuori dei partecipanti, quindi in questo caso il pubblico, la cittadinanza veneziana, che è stata ospite, insomma, dell'isola di San Servolo attraverso le attività collaterali che noi abbiamo dato l'opportunità di abbiamo aperte al pubblico, abbiamo creato delle serate di cineforum, abbiamo ospitato sull'isola uno spettacolo teatrale Petroli, una storia a colori scritto da Beatrice Gattai, in cui recitavo io, ed era molto bello perché poi l'isola di San Servolo è anche un'aula, no? Sì, e il networking è stato rinforzato perché noi lì a San Servolo eravamo ospitati nelle aule della succursale dell'Accademia di Belle Arti di Venezia. E quindi è bello perché c'erano tutti questi ragazzi che venivano a vedere quando ancora si poteva andare a vedere uno spettacolo. Quindi, insomma, abbiamo unito tante realtà nell'isola di San Servolo insieme, insomma, abbiamo dato spazio all'atto creativo condiviso, e questo lo rimarco e lo risottolineo perché sì, cosa che per Venezia il nostro focus. No? E quindi anche per la prossima edizione 2021 stiamo lavorando con la Fondazione Fabri, con Lago Film Festival, che è un altro festival cinematografico nel Veneto molto conosciuto. Non sapevo, insomma, bene. La collaborazione. Bene. Virtuosa, soprattutto in questo momento in cui siamo stati divisi, adesso ritroviamo il modo attraverso l'atto creativo. Guarda, io mi ricollego a te per presentare il secondo corto, che tu hai detto divisi. Il secondo corto si fa guidare da un realismo magico di Giovanni Merlini, che è il regista, e appunto si chiama Inseparabili. Inseparabili, in questo momento credo che ci sia necessità. Ed è una breve storia d'amore sotto la supervisione appunto di questi di questo trio di uccellini che si chiamano Inseparabili, che narrano questa storia, ed è veramente un'idea meravigliosa. Sì, poi come dici tu ora, tutto ritorna, l'isola, il lockdown, Inseparabili. Stranamente, insomma, questo è Movie Making Experience, per me è stato un onore, infatti ringrazio Valentina. Grazie a voi, e ragazzi. Ringrazio anche l'Isola del Cinema per averci ospitato in questo spazio. Grazie, e vi auguro una buona continuazione. Grazie Sara. Grazie a voi. Grazie, buona visione, godetevi i corti e niente, io ringrazio tutti, ringrazio l'Isola del Cinema per essere qui oggi, ringrazio Sara per aver creduto fermamente
nella prima edizione di Movie Making Experience, che è stata di rodaggio, ma credo e spero ti abbia lasciato non solo un bel ricordo, ma anche una soddisfazione professionale. Certo, come dicevo, sicuramente. E anche i contatti, rimaniamo in contatto, è bellissimo questo. In questi mesi è stato bello poter ritornare a lavorare delle cose, potendo uscire e crearne altre. È stato rilavorato molto sicuramente il tutto, con contatti nuovi, bellissimo. Senza dubbio. Bocca al lupo per la prossima edizione. Viva il lupo. Grazie Sara, grazie all'Isola del Cinema. Grazie. Ciao a tutti, grazie. Mille.